Vittoria nasce un altro circolo del PD, i compagni di partito De Iello pronti alla fuga in avanti, ma il segretario di Falco prova a stoppare tutto. Ragusa Catania, incidente mortale, muore un giovane agatese, si tratta di Enis Daldul, 22enne parrucchiere. Comiso denunciato per ricettazione un 43enne di Vittoria, la polizia recupera trattore rubato. Fiera agroalimentare mediterranea, chiusa ieri la 39esima edizione, grande successo per la fiera promossa dalla Camera di Commercio. Calcio, Ragusa ancora KO bene il Comiso, in Serie D gli Blay cedono 3-2 al Messina, Casmenei vittoriosi 2-1 contro l'Atletico Gela. Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura di questa edizione l'avete sentito nei titoli: la politica, Vittoria in questi giorni ha preso piede la notizia della costituzione di un secondo circolo del Partito Democratico. Si tratta di fuoriusciti in rotta con l'attuale amministrazione, tra cui spiccano i nomi dei consiglieri comunali Carbonaro e Cannizzo, che adesso vorrebbero fondare un altro circolo in netta contrapposizione con quello attuale. Una mossa che ha spiazzato anche il segretario cittadino del PD ufficiale Di Falco, che si rifiuta di pensare a questa possibilità. Ma vediamo il servizio. Un nuovo circolo del Partito Democratico a Vittoria. La notizia arriva come un fulmine al cessereno in casa dei democratici parini. Ma attenzione, non si tratta di iscritti che hanno deciso di uscire, bensì di ex militanti, ad oggi espressione del gruppo del Movimento Democratico di Francesco Aiello. Tra questi c'è anche l'ex segretario del PD Peppe Fiorellini, che ha poi lasciato il partito e dato vita al Movimento Vittoria Democratica, e ci sono i consiglieri comunali Giuseppe Cannizzo e Gaetano Carbonaro. Ci sono anche Francesco Labisi, Rosario Licitre e Giovanni Biundo. I sei hanno reso noto di aver dato vita a un comitato costituente che potrà fungere dalla reggenza provvisoria di un nuovo circolo del PD. Dunque, seguendo l'esempio di Ragusa, dove i circoli adesso sono ben tre, a Vittoria il PD si fa in due. Ma il nuovo costituendo circolo è in netta contrapposizione con quello attuale, ai suoi iscritti e alla giunta che governa la città, insieme al sindaco Giuseppe Nicosia. I sei non fanno nulla per nasconderlo e spiegano subito di essere alternativi al PD attuale e di voler confermare la loro posizione di netta opposizione alla giunta Nicosia. Il circolo, spiegano in un documento, nasce dall'esigenza avvertita anche da diversi iscritti al PD, ma soprattutto da numerosi simpatizzanti del partito, di individuare spazi diversi dall'attuale, caratterizzato da chiusura al confronto libero, dell'impegno e del dibattito proprio del pluralismo culturale e politico sul quale si è fondato il Partito Democratico. E naturalmente la reazione del PD ufficiale non si è fatta attendere ed è affidata ad una nota a firma del segretario Salvatore Di Falco, che spiega chiaramente di considerare l'iniziativa solo strumentale e certamente non genuina. E pur senza mai nominarlo direttamente, fa intuire che considera questa proposta frutto di un'iniziativa in qualche modo incoraggiata dall'ex sindaco Aiello. Di Falco chiude così nettamente le porte all'iniziativa. Chi ha firmato quel documento, spiega, non risulta che abbia mai partecipato alla vita del partito in questi ultimi anni o che nelle scorse campagne elettorali abbiano distribuito un volantino del PD, partecipato ad un comizio o fatto il rappresentante di lista del PD durante le elezioni a qualsiasi livello. Non risulta peraltro che siano tesserati del PD, condizione questa necessaria per poter pensare di far parte di un partito, figurarsi di un secondo circolo. Aspetti formali che potranno essere superati con il tesseramento di questi promotori, anche perché il segretario provinciale Salvo Zago pare non abbia chiuso le porte e che dietro al rientro di queste persone nel Partito Democratico ci siano esponenti autorevoli come assessori regionali, deputati regionali e nazionali. Insomma, a Vittoria se ne vedranno delle belle. E lasciamo la politica e passiamo alla cronaca. Incidente mortale la scorsa notte sulla Ragusa Catania SS-194. La vittima è un giovane agatese di 22 anni, Enis Daldul. Alla guida dell'auto c'era anche un altro ragazzo di Agate di 29 anni, ricoverato all'ospedale di Rendini con una prognosi di circa 10 giorni. Ma sentiamo i particolari di questo tragico incidente nel servizio. Erano riusciti a trascorrere il weekend a Catania. Per questo il giovane parrucchiere agatese 22enne Nis Daldul, insieme con un altro suo amico 19enne, sempre di Agate, erano diretti verso la cittadina etnea. All'altezza di Francofonte, però, l'incidente che ha provocato la morte di Daldul sembra a causa dell'alta velocità, l'auto andata a sbattere contro il guardrail. Enis, che si trovava senza cintura, è stato sbattuto fuori dall'abitacolo e per lui non c'è stato niente da fare, morendo sul colpo a causa dei vari traumi riportati in tutto il corpo.
10 giorni di prognosi per l'amico di Annis, che si trovava alla guida della Fiat Bravo. Per lui un lieve trauma cranico e una frattura del setto nasale. La vittima era senza documenti e quindi è toccato ai genitori riconoscere il proprio figlio all'obitorio di Acate. Enis Daldouli, di origine tunisina ma residente della cittadina catese, era molto conosciuto in paese, anche perché lavorava in una sala da parrucchiere molto frequentata. Proprio per questo l'amministrazione ha cancellato per lutto alcune manifestazioni ed è dedicato al ragazzo un minuto di silenzio nella serata tenuta al castello. È un'altra tragica notizia, con uno sbarco che c'è stato questa mattina sulle coste Ibleie. Sono morti in tutto 13 migranti che avevano intrapreso l'ennesimo viaggio della speranza. I migranti erano a bordo di una barca di circa 15 metri in legno che si era nata a largo della costa della spiaggia del Pisciotto tra Marina di Modica e San Pieri. Coloro che erano a bordo, in circa 140, hanno cercato di raggiungere la costa a nuoto, ma non tutti erano in grado di nuotare per un tratto comunque abbastanza lungo. 13 di loro, come detto, non ce l'hanno fatta. I corpi sono stati trascinati dalle onde fino alla spiaggia. Molti altri sono riusciti invece a fuggire ed alcuni di loro sono stati individuati nelle campagne tra Marina di Modica e San Pieri. Guardia di finanza, carabinieri e guardie costiere e la polizia stanno operando anche con i battelli pneumatici per accertarsi che non vi siano altre vittime in mare. E a Pozzallo i carabinieri hanno tratto in arresto un 34enne tossicodipendente sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale. Il ragazzo non è stato trovato in casa all'atto di un controllo. Non rispetta gli obblighi di sorveglianza speciale, arrestato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica, nel corso di un servizio espletato nell'abitato di Pozzallo, hanno proceduto al controllo di un 34enne tossicodipendente pozzallese, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la sua condotta di vita non conforme alle leggi dello Stato. Il controllo dei carabinieri, teso a verificare la presenza in casa durante le ore notturne, obbligo imposto dal regime della sorveglianza speciale, ha dato esito negativo, poiché l'uomo pozzallese non dava alcun cenno di risposta dall'interno dell'appartamento, dal quale non si udivano nemmeno giungere rumori che ne lasciassero presagire la sua presenza in casa. Tornati nelle ore successive, oramai a mattina inoltrata, i carabinieri hanno rilevato la presenza del sorvegliato speciale in casa. I controlli più approfonditi, condotti mediante perquisizione domiciliare, hanno consentito ai militari di ritrovare fiale vuote e siringhe usate, chiare tracce degli stupefacenti assunti dall'uomo la sera precedente. Tanto è bastato ai militari dell'Arma di Modica per trarre in arresto il pregiudicato, il quale peraltro non era stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione circa la sua assenza durante la notte. I carabinieri avevano già fondato i sospetti sulla condotta dell'arrestato, il quale nel corso dell'estate era stato notato in compagnia di pluripregiudicati del posto. I sospetti dei militari dell'arma hanno trovato infatti riscontro quando, sulla scorta degli esiti investigativi, lo hanno dichiarato in arresto e, su indicazione della Procura della Repubblica di Ragusa, lo hanno sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Ancora la cronaca: un'aggressione ai danni di un uomo si è verificata la scorsa notte nelle campagne tra Pedalino e Chiaramonte Gulfi, in contrada Mortilla. Quattro uomini incappucciati hanno preso alle spalle un uomo, al quale hanno rubato qualche decina di euro e un telefono cellulare. Aggressione nelle campagne tra Pedalino e Chiaramonte. Un uomo di 68 anni è stato aggredito in casa da quattro malviventi. I quattro avevano preso di mira l'abitazione dove vive la sua famiglia e lo hanno aggredito mentre stava rientrando nella casa in contrada Mortilla. L'uomo aveva prima accompagnato a Vittoria la moglie e il figlio, ma proprio quando stava rientrando è stato fermato dai quattro rapinatori, che lo hanno aggredito alle spalle e gli hanno chiesto di consegnargli il denaro. L'uomo però aveva con sé poche decine di euro. Non contenti, allora hanno sferrato calci e pugni all'addome e al volto, immobilizzandolo per le braccia e il collo. Alla fine lo hanno lasciato a terra sanguinante e dolorante, dopo aver razziato in casa ciò che hanno potuto, ma hanno portato via solo alcuni gioielli, un telefono cellulare e 50 euro. L'uomo, nonostante i dolori accusati, si è alzato con fatica e si è messo in auto. Si è fermato in un bar di Pedalino ed ha chiesto aiuto. Un'ambulanza lo ha trasportato in ospedale a Vittoria, dove è stato curato e medicato e sottoposto ai controlli necessari. Per fortuna pare non ci siano lesioni di particolare gravità. L'uomo è stato sentito dai carabinieri, ai quali ha raccontato l'accaduto. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo ancora la cronaca, tra poco.